Ciao da Luci e benvenute in questo nuovo video tutorial. Oggi con questo bellissimo filato di lana gatto che si chiama acquamarina andremo a realizzare un progetto facilissimo, quindi anche per principianti e velocissimo, quindi anche per i regalini dell'ultimo minuto. Ogni cake da 100 grammi è da 170 metri. E la composizione è 70% lana, 30% acrilico. Devo dire che è una lana sofficissima e soprattutto molto molto morbida, non pizzica, molto bella al tatto, veramente. Ha questa sfumatura, nel mio caso, che va dal rosa al beige che sembra quasi grigio. Veramente molto bella. Da Merceria Italia Artisan questo tipo di filato potete trovarlo sia in kit, quindi con un kit comprendente 4 cakes e un pom-pom gigantesco. Io ho acquistato per l'appunto quel kit, oppure i gomitoli singolarmente. Come potete vedere, questo scaldacollo veramente molto grande, quindi può essere usato come scaldacollo, coprispalle, anche come cappuccio, quindi scaldacollo cappuccio, insomma è abbastanza versatile come progetto. È lavorato con il punto granny, semplicissimo punto granny. Devo dire, ci sono tantissime appassionate di questo punto e io ho voluto riproporre un altro progetto proprio con questo punto che anche da me è molto molto amato, ma ho voluto renderlo un po' particolare, quindi non il solito scaldacollo ad anello, ma ho usato la tecnica Infinity, quindi Möbius. Come potete vedere, ecco qui, va ad incrociare già naturalmente, quindi senza bisogno di fare più giri. Crea l'incrocio e non ha né inizio né fine giro, si va avanti in maniera proprio così circolare infinita, proprio come dice il progetto Möbius. Ora vi dico tutte le misure del mio scaldacollo. Allora, ho usato innanzitutto un uncinetto numero 5 per la realizzazione di questo scaldacollo. Quindi le misure saranno soggette sia alla mia mano ma anche allo stesso filato e allo scaldacollo, più che le misure, i numeri di giri e le maglie di partenza. Però vi do anche i centimetri. Quindi io sono partita con 132 catenelle per 85 centimetri di circonferenza. E ho fatto un'altezza di 45 centimetri pari a 30 giri di lavorazione. Il multiplo è di 4. Partiamo subito con la realizzazione del nostro progetto. Per il mio campione, a differenza del progetto iniziale, con cui sono partita con 132 catenelle, qua sono partita con 64 catenelle. Perché? Perché adesso, oltre a fare un campione, mi farò anche la fascia per capelli in coordinato con il mio scaldacollo. Quindi ho montato 64 catenelle multiplo di 4. Ora vado a chiudermi in cerchio sulla prima catenella, stando attenti che sia dritta la catena. Quindi chiudo con una maglia bassissima e vado a lavorare il punto granny, la partenza del punto granny. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta ed ora vado a fare altre 2 maglie alte sulle 2 catenelle che seguono. Catenella di separazione, salto una catenella sottostante, nella successiva faccio una maglia alta, in quella dopo una maglia alta e in quella che segue una maglia alta. Di nuovo catenella di separazione, nuovamente salto una catenella, nella successiva riparto con i miei modulini da 3.
Quindi proseguo in questo modo fino alla fine del giro. Giunta alla fine del giro, non andrò ad unirmi con una maglia bassissima sulla prima maglia eseguita, ma andrò a lavorare sotto al lavoro, quindi faccio questo movimento, giro in questo modo la mia catenella e proseguo lavorando sotto le maglie già lavorate nell'altro senso. Quindi lavoro sotto alla prima maglia e faccio una maglia alta, sotto alla seconda maglia e faccio una maglia alta, sotto alla terza maglia e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, salto la catenella e vado a lavorare sotto alla maglia successiva, in questo modo. Una, due. Giunti al termine del giro, facciamo la nostra catenella di separazione e sulla terza catenella di inizio giro andiamo a fare una maglia bassissima. Da questo momento in poi dobbiamo creare la lavorazione a spirale. Come vedete, la lavorazione è incrociata. Ed ora vi faccio vedere come inizieremo. Quindi carico due volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare nel primo foro che ci si presenta. Quindi andiamo, usciamo da due, usciamo da due, usciamo da due. Abbiamo fatto una maglia altissima per poterci congiungere senza avere uno scalino, perché ora dovremo andare avanti a lavorare a spirale, quindi senza inizio e fine giro. Io qui vado a mettere un marker soltanto per controllare nel primo giro di lavorazione che stiamo lavorando nel modo corretto. Non ci serve ai termini della lavorazione, ma solo per controllare se realmente stiamo lavorando con il sistema Möbius, quindi infinito, perché a un certo punto ci dovremmo ritrovare che siamo partiti da qua, ma dobbiamo vedere che stiamo lavorando qui sotto, quindi ci serve il marker per avere questa prova. Ora, sempre nello stesso foro, vado a fare altre due maglie alte, perché ovviamente stiamo facendo un normalissimo punto granny. Una catenella di separazione, prossimo foro, tre maglie alte, pardon. Catenella di separazione, prossimo foro, tre maglie alte. Catenella di separazione, prossimo foro, 3 maglie alte. 2, 3. Catenella e così via. Ci rivediamo quando mi ritrovo qua sotto. Così vi faccio vedere effettivamente l'incrocio. Dopodiché possiamo andare avanti da soli fino al termine della lavorazione. Ecco qui cosa dovremmo avere. Ad un certo punto noi, come vedete, siamo partiti da qua, ma ci ritroviamo qua senza più voltare il lavoro, viene da sé, quindi la lavorazione si incrocia da sé. Vi faccio vedere, ecco qua, questo è quello che dovrete avere, quindi un incrocio. Ora io qui farò 4-5 giri, adesso vediamo, e con 5 giri si intende completi. Se volete sapere ogni volta se il giro è completo, lasciate il marker, perché ogni volta che voi arriverete da questo lato, in prossimità del marker, sarà un giro completo. Quindi un giro completo sarà sopra e sotto. Io ho fatto 30 giri, in realtà sono 15 completi, perché ho contato i moduli granny in altezza per fare i miei 30 giri, quindi in realtà saranno sicuramente 15 approssimativamente. Voi fate fede all'altezza, quindi ai 45 cm e non tanto ai giri. Ovviamente in questa fascia vado avanti col fare
4-5 giri, vedo se l'altezza è quella che a me piace per una fascia per capelli, dopodiché vi faccio vedere come ho rifinito. Direi che ora potrete proseguire anche da sole. Eccomi giunta al termine della mia fascia per capelli. Io ora voglio fare un giro di maglia bassa e vi faccio vedere come si passa dalla maglia alta alla maglia bassa. Io semplicemente, vedete, ho finito l'ultimo modulo, vado a sdraiare l'ultima maglia alta sulle maglie successive, quindi ne salto almeno due, quindi una, due, sulla terza faccio una maglia bassa. Vedete, in questo modo ho praticamente sdraiato una maglia sull'altra e procedo lavorando sia le catenelle sia le maglie sottostanti a semplicissima maglia bassa. Se volete potete anche fare un punto gambero in questo modo, però prima dovrete fare la prima maglia sdraiandola, diciamo così, sulle due maglie successive, dopodiché potrete tornare indietro. Io proseguo tutto il giro a maglia bassa e semplicemente chiuderò con due maglie bassissime passando sopra alle prime due basse lavorate, ma poi lo vediamo insieme. Una volta giunti al termine del giro facciamo le ultime maglie. Vedete, qua c'è la prima maglia bassa, andiamo con una maglia bassissima, una seconda maglia bassissima, potete farne anche una terza se volete essere più sicuri che, insomma, di essere sopra bene, dopodiché catenella di sicurezza, tagliamo il filo e con un ago tirafettuccia o un ago da lana andiamo a nascondere il nostro filato all'interno della lavorazione. Questo filato è bello grosso, quindi facilmente troveremo lo spazietto per nasconderlo. Vedete, io scendo sotto alle maglie alte in modo da avere proprio la maglia alta, ecco qua, per nascondere meglio il tutto. Ecco qui. Di solito vado un po' in un senso, torno indietro un pezzettino in modo da, insomma, creare una sorta di nodino o incrocio. Una volta fatto ciò, taglio il filo in eccesso, tolgo il mio marker e la mia fascia per capelli Infinity, ecco qua, è finita. Guardate che caruccia! Veramente molto graziosa anche la fascia per capelli e può essere una buona un buon completo insieme al nostro coprispalle. Io spero che vi sia piaciuto. Adesso prendo anche il mio scaldacollo e li metto insieme e ci salutiamo. Ecco qua insieme i miei due progetti. Allora, io ritengo che se volete fare leggermente più basso lo scaldacollo con tre gomitoli, quindi con tre cakes, potrebbe venirvi sia lo scaldacollo che la fascia per capelli, quindi avere un bellissimo completo. Se vi piace di più avere il rosa sulla fascia per capelli, potete tranquillamente iniziare il vostro gomitolo dall'interno, quindi potete scegliere anche quale colore predominante sia. Se volete la fascia, potete anche puntarla in questo modo e qui in mezzo metterci un bottoncino oppure qualcosa di decorativo in modo che la fascia rimanga bloccata in questo modo. Se invece non vi interessa perché vi piace che l'incrocio vada un po' dove vuole, potete tranquillamente lasciarlo così. Guardate, veramente molto carino anche la fascia para orecchie, insomma, da mettere in testa, veramente la fascia per capelli. Guardate, potete, ecco, magari puntare qua un bottoncino e vi rimane comunque fissa la vostra fascia.
Io spero che questo progettino vi sia piaciuto, a me piace veramente tantissimo, lo trovo facile e veloce, è una bellissima idea regalo per il Natale che sta per arrivare. Vi saluto, vi do appuntamento sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Lucy il Salotto, vi invito ad andare a visionare il sito Merceria Italia Artisan dove troverete questi filati e tanti altri molto molto belli. Io vi invito a venirmi a trovare quindi nel gruppo e a venire a vedere il prossimo video tutorial. Ciao da Luci, a presto!